Ciao Anna, sono bene, come lei? Sì, sono felice a parlare con te. Sì. Caro Diario è un film molto libero con un racconto nei tre episodi. È un film autobiografico e c'è un film che parla di film. Racconto di più una trama del mio processo di fare un film. Racconta anche della memoria di un intellettuale e regista grande, Pier Paolo Pasolini. Racconto delle strade di Roma e la malattia di vita e la bellezza. Sì. La stanza del figlio è un film che parla del tempo della parità e il processo di dolore. È un film che racconta del sforzo psicologico di un uomo con il suo lavoro e con lo suo stesso. Anche è un film che parla dell'amore, la famiglia, e il processo della riparazione. Film usati la tradizione lettura e anche le tradizioni della cultura in genere di più. Per esempio, nel caro diario io fa i riferimenti al cinema, al Pasolini, eccetera. Ma anche il film contiene dei pezzi della critica del film, come quando il mio personaggio viene al cinema e parla dei suoi pensieri. Anche il film contiene i riferimenti comici alla lettura, come quando la coppia raccontano nel letto di come loro hanno letto tutta la lettura e filosofia del mondo. Sì, ho voluto raccontare la storia di un uomo che non sente giusto per un lavoro grande. È una situazione comune. Certo, perché la protagonista è una regista e il suo padre è un professore epigrafia greco. Ci è come caro diario, un film un po' autobiografico. Mia madre
racconta delle forze personali, cerca il processo di fare un film. Grazie a lei. Era un piacere e a parlare con lei, Anna. A dopo. Ciao.